Lascio a Tiziana l'onore di salutarti e anche di farti qualche domanda. Ciao Va Mimmo. bene, grazie. Ciao Ciao, ciao, Mimmo. Tiziana. Che ti devo Ciao, dire? ciao. Che domanda vuoi che ti faccia? Qui c'è tantissima gente, immagino che si aspettassero tutti di vederti. Siccome spesso non abbiamo l'occasione, allora io direi questa è un'occasione per farlo. Le cose buone di Riace le abbiamo raccontate mille volte, però se volessi spiegare anche a tutte queste persone che sono venute stasera che momento brutto è questo lì a Riace. Non è solo a Riace, è in tutta Italia, in Europa. È veramente un momento difficile. E poi, devo dire, Viace, questi anni è stata un'idea più che, ovviamente anche una realizzazione pratica che riguarda poi un'area forse la più difficile anche del meridione d'Italia, per via di difficoltà sociali, condizionamenti della criminalità. E dico questo, che se è stata possibile a Riace la convivenza con i rifugiati, con persone che sono arrivate da ogni parte del mondo, allora potrebbe essere possibile ovunque. E questo perché Riace fa parte di quelle delle cosiddette aree interne della Calabria, dove ci sono stati forti fenomeni di emigrazione. E aggiungo che io sono, come sindaco, sono stato fortunato perché sono arrivate tutte queste persone. Allora costruire la comunità, organizzare i servizi, recuperare la scuola, l'asilo nido multietnico, sviluppare il welfare grazie all'arrivo delle persone, altrimenti avremmo dovuto governare una piccola comunità con il destino segnato, con l'assegnazione sociale, immaginare un futuro possibile era impossibile. Per cui i rifugiati e anche i Rom, perché c'è una festa a Riace è conosciuta per la partecipazione dei Rom. Guarda, noi su queste categorie sociali ultime, e devo dire che io stesso mi ritengo un ultimo, con orgoglio, ho costruito questa utopia della normalità, dei rapporti umani normali. Sei uno zero, Mimmo Lucano. Meno male. Ovviamente con il ministro degli interni c'è una visione della vita, del mondo contrapposta, costruisce il pensiero in realtà immaginando l'odio razziale, l'industria della paura, la discriminazione, e soprattutto la cosa più drammatica è che è un governo che alza la voce con i deboli. Non hanno detto una parola, eppure è stato votato dal piano di Giulietta, dove c'è quel degrado anche quello della criminalità. La vera emergenza è questa. Riace rinasce e però fa parte della casa più disagiata. La vera emergenza è la mafia. Il governo ancora non ha detto una parola. Tutta l'azione non abbiamo sentito altro che
parole contro i rifugiati, ostacolare gli arrivi, chiudere i porti, è un'ossessione, e soffre di una sindrome di ossessiva, di odio razziale. Questa, purtroppo, questa è l'Italia. È il fatto drammatico che produce consenso elettorale. Ma forse siamo stati sempre una minoranza e dobbiamo continuare, non ci dobbiamo tirare indietro, anche se ne siamo pochissimi. Così come? Così pochi? Non lo so, alcune volte mi sembra che siamo morti. E poi però quando ci sono i riscontri ci sono queste delusioni. Il mondo va verso questa deriva di una deriva di senza valori umani, senza un motivo per il quale vale la pena spendere la vita. E prevale questo atteggiamento opportunistico, materialistico. Si è compiuta quella integrazione definitiva alle logiche del consumismo. E adesso piace mantenere quello che abbiamo creato, viene difficile. E io nei prossimi giorni non lo so come mi dovrò rapportare, perché sono tanti anni adesso che devo dire che quando dico tanti anni, perché queste problematiche erano iniziate quando il ministro degli interni era Minniti del Partito Democratico, e c'è stato questo tentativo di non permettere che il messaggio politico che veniva da Viace potesse raggiungere così tante persone. Anche era stata programmata una diction che poi Gasparri con una interrogazione alla RAI hanno evitato che venisse diciamo trasmessa, sì. E poi anche la mia personale vicenda dell'inchiesta giudiziaria, sono accadute tante cose strane, e quindi siamo sempre in c'è per resistere. E poi io dico, 1500 abitanti, questo è il comune di Viace. C'è stato un periodo tra il 2015 e il 2016, eravamo, non mi ricordo, l'estate di quegli anni, e la popolazione era quasi il 50% di viacesi e il 50% cittadini immigrati che venivano da ogni parte del mondo. E nei vari programmi dello STRAR e anche in tantissime altre attività avevamo in qualche modo anche contribuito ad alleviare il dramma della disoccupazione e contrastare in questo modo anche il condizionamento dell''ndrangheta. E la cosa più bella, era capitato da noi un regista che si chiama Wim Wenders, è rimasto colpito da questa convivenza normale però con cittadini che venivano da tantissime diverse nazionalità, ed era normale, per quello che abbiamo detto
questa rivoluzione della normalità. E Wim Wenders ha detto: io ho visto l'utopia in Calabria, riaccetti. Ecco, questo è il messaggio che vi voglio lasciare. Grazie Mimmo. Grazie. Grazie Gian. Grazie Mimmo. Grazie. E in bocca al lupo per tutte le tue vicende giudiziarie. Speriamo che tutto si risolva per il verso giusto, e l'invito che vogliamo mandare dal palco di Sherwood è quello di andare a Riace a conoscere questa esperienza direttamente, a toccarla con mano, a vedere che effettivamente è un modello che funziona, è un modello replicabile, esportabile, che quello che sta avvenendo a Riace già immediatamente sta contaminando altri comuni calabresi e non solo, e che è possibile costruire dal basso una rete di comunità locali che credono non solamente in un modello d'accoglienza, ma credono proprio in una possibile convivenza e una riflessione attorno al sistema stesso di welfare e di bene comune dei propri territori. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi. Tanti saluti. Ciao Mimmo. Ciao, ciao Luciana.